Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Sassuolo Oggi TG. Continuano gli atti vandalici in città, probabilmente ad opera di una banda di giovani, che avrebbe imbrattato il parco Albero d'Oro con il contenuto di 3 estintori. Rabbia e sconforto da parte dei residenti del quartiere e dei volontari del comitato della vasta area verde a sud della città. Riapre domenica il centro per le famiglie, con tante famiglie per una città, che avrà luogo al parco Albero d'Oro con laboratori ricreativi ed educativi per ragazzi e bambini. Ed ora passiamo allo sport. Si è conclusa ai rigori con il trionfo dell'Atalanta sul Bologna, l'ottava edizione del Memorial Nardino Previdi. Ecco l'intervista all'allenatore della Dea Giovanni Bosi, cui è andato anche il premio Fair Play, e da Roberta Previdi, una delle figlie dell'indimenticato dirigente sportivo sassolese. Giovanni, allora, un riconoscimento importante in un torneo importante che comunque consacra questi giovani over 2000. Sì, beh, un bellissimo torneo di qualità con squadre molto competitive, fa piacere averlo vinto, soprattutto a noi fa piacere che i ragazzi giochino un buon calcio, tutte le volte ci proviamo, ci sono tanti ragazzi interessanti, quindi il nostro compito è cercare di farli diventare dei calciatori professionisti. C'è già qualcuno che è in odore di prima squadra nell'ambito del prossimo biennio? Beh no, ma qui io guardo al gruppo intero, che è un gruppo di qualità, e ogni ragazzo, il nostro compito è far sì che a fine dell'anno ogni ragazzo sia migliorato, e poi dopo ci sarà chi di dovere seguirà questi ragazzi, ma ancora questi sono allievi, devono ancora pensare a lavorare tanto, migliorare tanto, la strada è ancora lunga, anche se è giusto che abbiano il sogno di poter un giorno diventare giocatori, ma non è un sogno che si realizza se non con il lavoro. In questo torneo ne sono passati diversi, alcuni tipo Caldara sono già arrivati. Sì, no, beh, ma la scuola dell'Atalanta non la scopro io, è un'ottima scuola, ci sono tanti ragazzi interessanti, e tutto però nasce dal lavoro quotidiano, che penso sia l'unico. Io dico sempre ai ragazzi che non, anche per vincere le partite non bisogna mai cercare le scorciatoie, specie nel settore giovanile, ma cercare di crescere come squadra, nei singoli come squadra, col gioco e però soprattutto col lavoro quotidiano, che è quello che penso contraddistingua questo settore giovanile. Roberta, l'emozione è sempre tanta, perché tutte le volte che c'è un torneo di questo genere si pensa soprattutto a papà. Io mi emoziono sempre tantissimo, non sono abituata per carattere, però in occasione di questo torneo la mia voce si incrina sempre, perché il ricordo del mio papà è troppo forte, troppo presente, e spero che, mi pare che la manifestazione risulti sempre molto gradita, che riesca sempre molto bene. Credo che sia il migliore omaggio che noi possiamo fare alla sua memoria, soprattutto con un torneo dedicato ai giovani, perché lui credeva moltissimo nei giovani, nelle loro potenzialità, nel loro futuro, e mi auguro che tutti quelli che calpestano questi campi e partecipano al torneo possano avere delle grandi soddisfazioni. Sono venute delle squadre di primaria importanza, questo vuol dire che il ricordo di Nardino in giro per l'Italia c'è ancora vivo. Sì, il ricordo del papà è ancora molto vivo negli addetti ai lavori, nelle società, nei dirigenti, e la partecipazione di società così blasonate ovviamente rende omaggio al torneo. Molte sono squadre nelle quali mio papà ha direttamente lavorato, alcune sono squadre strettamente del territorio, però sono tutte squadre che comunque hanno sempre avuto un contatto molto stretto con il mio papà. Ad esempio l'Atalanta è una squadra con la quale mio papà ha sempre collaborato, in particolare con il precedente Ruggeri, che purtroppo adesso non c'è più neanche lui. Comunque sì, tutte squadre dove lui ha prestato la sua attività. Disfatta per il Sassuolo di Mister Bucchi, sconfitto all'Olimpico per 3-0. Il Toro si è imposto nel primo tempo con il gol di Belotti, dominando anche nel secondo grazie agli errori dei neroverdi, che hanno portato ai gol di Iliaic e Obi. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, arrivederci a domani.